Isola dei Famosi, Valeria Marini abbandona il reality. Valeria Marini confessa tutto ai naufraghi e lascia l'isola dei famosi. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Elle Cancelletto Isola dei Famosi in questa edizione ha dovuto affrontare davvero di tutto, prima il cosiddetto cannagate, poi le continue accuse da parte di ex naufraghi nei confronti della produzione del reality, l'accanimento mediatico di altri programmi come Striscia la Notizia, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Tuttavia, il programma di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha incassato i vari colpi e ha, addirittura, aggiunto delle puntate per gli ottimi ascolti. Da una parte caos mediatico e molti concorrenti ritirati, dall'altro grande successo. Magnolia e Mediaset hanno deciso, inoltre, di cavalcare l'onda con una sorpresa. Valeria Marini finta concorrente dell'Isola dei Famosi. Ebbene, per portare un po' di freschezza e di aria nuova la produzione ha deciso di mandare in Honduras Cancelletto Valeria Marini. Dopo una puntata in cui la showgirl è entrata in studio come opinionista, a fianco di Mara Venier e Daniele Bossari, nella puntata della scorsa settimana i telespettatori hanno potuto vederla tuffarsi dall'elicottero e raggiungere i naufraghi. Dopo qualche tentennamento e battibecco, soprattutto con Francesca Cipriani e Alessia Mancini, Valeria è stata piacevolmente accettata dal gruppo dei VIP che ormai riesce ad andare avanti in questa avventura a stento. Ha più di 60 giorni di permanenza sull'isola, più di qualcuno accusa malori e stanchezza, oltre ad un'evidente e preoccupante, in alcuni casi, perdita di peso. Per questo motivo la produzione ha deciso di fare loro un regalo e ha affidato proprio a Valeria Marini, la persona più in forze all'interno del gruppo, una prova ricompensa. Se Valeria fosse riuscita a recuperare un cilindro posto all'interno di una cassa in mezzo al mare munita di un costume da sirena, tutto il gruppo avrebbe potuto fare un pasto completo. Sarà riuscita nell'impresa? Scopriamolo insieme. Valeria Marini affronta una prova ricompensa e poi abbandona l'isola dei famosi. Agile nuotatrice, la portatrice di baci stellari ha brillantemente portato a termine la prova e, come promesso, il gruppo ha potuto godere di un ottimo pasto dal menù stellare. Dopo l'entusiasmo della ricompensa e un attimo prima di consumarla, però, Valeria ha fatto una confessione ai suoi compagni: avrete capito che non sono una concorrente, no? E in questo modo ha fatto capire ai naufraghi che quello sarebbe stato il suo regalo per loro prima di lasciare l'isola e ripartire per l'Italia.